La legione infuocata è tornata a invaderci. Chi può fermare la tempesta in arrivo? Porteremo questa guerra nei mondi della legione. Nessuno poteva resistere alla tentazione di un potere simile. Sentita parlare del villaggio in cui sono nato. Gul'dan, razza di miserabile! A lungo hai rifiutato il tuo posto in questo clan! Ora ci liberiamo della tua lurida presenza una volta per tutte! E falla finita! Tu, persino ora, mi provochi! Basta! Ho cercato di aiutarlo a trovare un posto fra noi. Ho fallito. Gul'dan, non posso fare altro per aiutarti. Ma sappi che ho sempre colto una traccia di grandezza in te. Cerca il trono degli elementi. Può darsi che lì troverai il tuo destino. Vattene, storpio! Sei bandito! Nelle terre selvagge capirai che cosa significa essere solo! Fin dall'infanzia la mia deformità mi aveva reso vittima di scherno e di rifiuto. Sapevo di meritare ben più del ruolo che quelli del clan mi avrebbero mai concesso e perciò li odiavo. Ma dopo mesi, solo e affamato, iniziai a pensare che la sicurezza e il riparo offerti da un clan erano sempre meglio di una sofferenza infinita. Il rancore che mi aveva accompagnato per tutta la vita iniziò a divorarmi, finché non rimase nulla. Piegato dalla debolezza, ripensai alle parole del vecchio sciamano. Cerca il trono degli elementi. Lì, avvilito e fiaccato, offrì me stesso al servizio di qualunque cosa mettesse fine alla mia pena. Ugh.
tanti mi avevano abbandonato. Ma in loro assenza sussurrarono altre voci. Erano venute a offrirmi un dono. In cambio sarei diventato l'araldo della loro furia. Coltan? Come osi farti vedere qui? Non potrai mai rientrare nel tuo clan. Il mio clan? Io non ho nessun clan! Non avrei più strisciato per trovare un posto in questo mondo. Invece, avrei forgiato un mondo costretto a strisciare davanti a me. Grazie. Ho trovato il mio destino. Nessuno ha mai sentito parlare del villaggio in cui sono nato. E mai nessuno lo farà. Fatto ritorno. Più forte e determinata di quanto sia mai stata in passato. Mi dirigo verso Karazhan in una missione disperata. Il mio apprendista è tornato. È un piacere rivederti, Khadgar. Medivh, come? Il mio spirito è legato a questa torre. Ma sì, certo. Medivh, c'è così tanto che... Hai un aspetto terribile, amico mio. Perché sei venuto qui? La legione infuocata è tornata a invaderci. Vengo a cercare il sapere che conservavi qui. Qualunque cosa mi aiuti a contrastarla. Temo che sconfiggere la legione stavolta richiederà ben più che qualche incantesimo. Sei venuto in cerca di sapere, ma ciò di cui hai bisogno è un'arma. Non capisco. Tu mi sconfiggesti quando ero consumato dalla follia vile, ma non hai mai fatto il passo successivo verso il tuo destino. È tempo che Azeroth torni ad avere un guardiano. Un guardiano? Dopo la tua caduta fu deciso che nessuno poteva resistere alla tentazione di un potere simile. Non ci serve un guardiano, Medivh. Allora ti ripeto, perché sei qui? Se non un guardiano, se non tu, chi può fermare la tempesta in arrivo? Se non riesci ad accettare il tuo destino, allora tutti i tuoi successi, tutti i tuoi sacrifici, non saranno valsi a nulla. Anche se accettassi, ormai non rimane nessuno a conferirmi i poteri di guardiano. Rimango io. Sapevo che saremmo arrivati a questo. Prima della mia morte, ho impregnato questo libro con un eco della mia essenza. Aprilo, assorbine le energie e falle tue. No, non posso.
posso. Non devo. Il destino di Azeroth è nelle tue mani, Khadgar. Accetta i tuoi desideri. Mostra alla Legione il vero potere di un guardiano. Sii onesto con te stesso, se non con me. Tu sai di essere destinato a questo. Pensato di diventare il guardiano ogni giorno. Perfino adesso lo desidero. In cuor mio ho aspirato a scatenare una furia capace di annichilire la Legione. Ed è per questo che non potrò mai accettare la tua offerta. Sarò mai una pedina della Legione. Né questa torre diventerà il suo corpo! Sono venuto a Karazhan in cerca di sapere. Ciò che ho trovato è la conferma che nessun individuo, nemmeno un guardiano, può affrontare la Legione da solo. Come in passato, dobbiamo unirci tutti insieme per Azeroth. Eravate pronti. I nemici sono giunti nel nostro mondo con l'unico intento di annientare ogni forma di vita. Hanno massacrato i nostri cari. Hanno raso al suolo le nostre case, le nostre città, i nostri luoghi sacri. Avete cercato di fermarli, ma senza riuscirci. E così siete venuti da me, portando con voi nient'altro che rabbia e determinazione. E avete appreso che ciò che un tempo vi tormentava poteva darvi potere. Ora capite che nessun sacrificio è troppo grande se porta alla fine della Legione Infuocata. Ma... Sire Illidan, nelle nostre vene scorrono energie demoniache, erodono ogni nostro pensiero. Che cosa ci rende diversi dai mostri che combattiamo? Dubiti del mentore? Resteremo inerti come quelli di Azeroth, in attesa di diventare prede dei demoni. Porteremo questa guerra nei mondi della Legione e ci avventeremo su di loro! Attaccare il signore della rovina Azkot nel suo stesso dominio. La vostra missione è fallita.
la vostra causa, muore con lui! Odori più di demone che di cacciatore. Ci servirai a dovere. Mai! Devi sapere che differenza c'è fra i demoni e noi. Essi non si fermeranno davanti a nulla, pur di distruggere il nostro mondo. E noi sacrificheremo tutto per salvarlo. La Legione verrà a sapere di questa vittoria e avrà paura di voi, miei illidari. Voi siete pronti!